Il terzo giorno di permanenza dei giovani della diocesi di Arezzo a Madrid inizia presto la mattina nella scuola di educazione infantile e primaria Ciudad de Guadalajara, con sveglia alle 8. Dopo una colazione veloce, subito tutti convocati nel cortile da Don Danilo per conoscere il programma della giornata e ricevere alcune informazioni sull'organizzazione delle uscite. Alle ore 12 arriva di Benedetto XVI a Madrid, ok? Sono arrivati, se avessi già detto, poi è arrivato San Sepolcro e San Giuseppe Artigiano. San Sepolcro, dove? Quindi, pronti per partire, zaino in spalle, per raggiungere a piedi la vicina parrocchia di San Pietro Apostolo a Barajas, dove si terrà la prima catechesi dei vescovi di questa giornata mondiale della gioventù spagnola. Sono all'incirca le 10 quando Monsignor Giuseppe Zenti, vescovo di Verona, prende la parola per rivolgersi ai ragazzi. L'anello è l'anello della fedeltà. Io non so come nella vostra diocesi si chiamino gli anelli degli sposi. A Verona che sicuro si chiamano le figli. Anche da voi, ecco, in quasi un perfetto, forse anche qui in Spagna. Parla soprattutto dell'importanza della fede come valore da alimentare non solo nella propria vita spirituale e nel rapporto personale con Dio, ma anche nelle relazioni sociali con le altre persone che incontriamo lungo il nostro percorso. Di fede si vive, anche nelle nostre relazioni umane, non si può far a meno di una fede. Quando la fede è costituita almeno di quattro step, come si suol dire, di quattro gradini, la fiducia, la confidenza, l'affidamento e la fedeltà, se non lo spiego chiaro, però sono tutti termini che contengono in sé quella FD che compone proprio il termine fede. La fede è costituita da fiducia, confidenza, affidamento e fedeltà. Se questo non avviene nelle nostre relazioni umane, la vita sociale è impossibile. Questo a maggior ragione avviene nei confronti di Dio, il quale dà a me l'opportunità, a chiunque lo voglia, di avere fiducia in Lui perché Lui ha fiducia in me, di confidarsi in Lui perché Lui si è confidato con la sua parola, di affidarsi a Lui perché Lui si è affidato a noi nel Verbo di Dio fatto carne e fatto Eucaristia, e di essere fedeli a Lui perché Lui è fedele all'umanità. Vivere una bella fede come comunicazione costante con Dio, che vuol dire in fondo l'orazione, la preghiera, la comunicazione attraverso la parola, attraverso l'incontro eucaristico, cioè tutto ciò che appartiene a questa vita di comunione. Quando sono così, allora, come ho detto alla conclusione, sono davvero entusiasti. La parola entusiasmo deriva dal greco, che vuol dire essere in Dio, in modo da vedere tutto e tutti con gli occhi di Dio, che è un occhio di benevolenza, e di amare tutti con il cuore di Dio. Credo che sia allora una vita di fede, non soltanto un intellettualismo fideistico, è una fede che incide nella vita e nella qualità della vita. Allora è questo spirito che si spera, ci si augura, questi giovani possano veramente avere in questa GMG. Di nutrirsi di questo spirito, di fare un buon rifornimento, di mettere olio nella lampada della loro stessa fede e ritornare a casa carichi di questo entusiasmo che dà la fede. La catechesi tenuta da Monsignor Zenti ha suscitato diversi spunti di riflessione da parte dei giovani presenti. Serena, cosa ti ha colpito di più di questo momento? Allora, innanzitutto l'attenzione che tutti noi abbiamo manifestato, insomma, nei confronti del Vescovo, e che si è fatto portavoce, ecco, delle nostre domande. Ha iniziato, diciamo, non solo attraverso la lettura dei salmi della giornata, ma soprattutto domandandoci, cioè toccandoci nel vivo della nostra vita, ponendoci degli interrogativi, quindi calibrando giustamente la religiosità, il senso religioso che sta dietro alle scritture, ma toccandoci praticamente nel concreto, sì, sollevando delle questioni importantissime, il senso della nostra vita, sì.
Quindi qualcosa, un momento importante anche in questa giornata mondiale della gioventù, insomma, una partenza che già fa riflettere, diciamo, su quella che è la propria esperienza di vita. Importantissimo, perché del resto io penso che l'obiettivo principale che ci ha spinto qua sia proprio una ricerca, una domanda che abbiamo tutti dentro. Magari molte persone in realtà magari sono venute anche per divertirsi, giustamente, fondamentale questo, però anche senza avere una grande consapevolezza, ma hanno queste domande fondamentali e a cui, ecco, non sanno dare una risposta ben precisa, però come anche espresso soprattutto il Vescovo, ciò che è fondamentale è recuperare il dialogo con Dio nella quotidianità della nostra vita, che magari viene persa dalle varie distrazioni che ci sono. Per te quindi è stato un messaggio importante quello di stamani, ti ha lasciato qualcosa? Sì, di domande ne ho tante, ecco, speriamo che attraverso queste giornate, poi tornando a casa, ecco, magari si chiariscano, però già la cosa più importante, questi momenti sono fondamentali, sì, sono occasioni preziose. Terminata la catechesi, i giovani della diocesi aretina sono stati raggiunti dal loro arcivescovo Riccardo Fontana, che ha subito raccontato ai nostri microfoni le sue prime impressioni a caldo di questo avvio di GMG. Eccellenza, come sono andati questi primi giorni? Quali sono le prime impressioni? Di un grande campo di grano da raccogliere, bellissimo, incantato, però bisogna lavorare, e bisogna lavorare tutti, laici, preti, seminaristi, aspiranti seminaristi, ce n'è per tutti. Qual è il clima che si respira qui in Spagna? Sereno. In metropolitana sentivo i commenti della gente di Madrid dicendo: è bello però, è vero, è bello questa invasione di quasi un milione di ragazzi, fa bene, tonifica la chiesa locale ma anche la città, ce n'è per tutti a vedere. Questa è l'Europa vera, credo che il nuovo bisogna sempre considerarlo bene. Nel pomeriggio infine l'arcivescovo Fontana ha tenuto un incontro con tutti i giovani della diocesi per guidarli spiritualmente nel loro cammino delle prossime giornate di una GMG che ormai entra sempre più nel vivo. Eccellenza, quali le proposte concrete che ha fatto a questi ragazzi? Ricordiamo che tante non le aveva fatte fino ad oggi, sono proposte nuove che ha lanciato proprio qui a Madrid, ad esempio gli oratori. Gli oratori, i tre primi oratori che partono, questo l'abbiamo deciso insieme a Badia Ruoti, ormai è operativa la cosa, vengono apposta i professori, vengono a Montauto apposta per noi, dalla Spagna, dalla Svizzera, vengono apposta a fare questo lavoro insieme con noi. Ricordiamo Montauto, un ritiro che ci sarà il 30 e il 31 agosto, per fare il punto proprio su questo, sull'oratorio. Non sarà un ritiro, sarà due giorni di lavoro, perché dobbiamo fare il progetto pilota per tutta la diocesi, quindi parte questa storia molto bella. Oratori, ma non solo, San Michele è una idea totalmente nuova che effettivamente oggi per la prima volta ha lanciato qui a questi ragazzi. Sì, San Michele, che è il centro della pastorale giovanile della diocesi, il centro si è detto di una rete dove tutti hanno la medesima importanza, quindi è soltanto il punto di collegamento, come nella rete della metropolitana di Madrid, dove Ministerios Nuevos è il punto di collegamento centrale di tutte le reti, di tutte le strutture della metropolitana, che fanno tutte centro lì. Ecco, io vorrei che San Michele fosse il centro di collegamento tra Sestino e Badia a Ruoti, tra Bibbiena e Fogliano. L'incontro col Vescovo ha subito suscitato le risposte partecipate e interessate dei giovani. Francesca, qual è stato il momento più bello, la cosa che ti ha colpito di più di questo incontro con il nostro Vescovo Riccardo Fontana? Come sempre il nostro Vescovo è alla mano, è uno di noi veramente, è sempre in mezzo a noi e è sempre disposto ad accoglierci. Tutte le volte che ci dà l'opportunità di incontrarci con lui ci apre sempre di più le porte e ci dimostra che sta lavorando sempre di più per noi, perché stiamo sempre più insieme tra di noi, uniti con lui. E ci offre la possibilità e l'opportunità, quella dell'oratorio di San Michele è una delle tante e noi siamo molto contenti di queste opportunità che ci offre.
L'importante, come ha detto il Vescovo, è andare incontro ai giovani, quindi comunque avere degli spazi per giocare, per poter fare musica, per poter studiare e tutte queste attività che appunto riguardano le nuove come, proposte e le nuove insomma, gioventù che viene fuori ora. Insomma. C'è una cosa in particolare, un progetto al quale pensi di aderire? Ma quello della televisione sarebbe molto interessante, perché comunque io facendo teatro mi piace molto insomma anche recitare queste cose, quindi se c'è possibilità anche di mettersi in collaborazione con la televisione sarebbe bello. Insomma. Tu hai anche partecipato al corso per operatori di pastorale giovanile che si è tenuto quest'anno, oggi il Vescovo ha lanciato una proposta significativa, quali le emozioni? Intanto siamo molto contenti delle proposte che ci ha illustrato il nostro Vescovo e stiamo vedendo che il corso sta veramente servendo a qualcosa, è stato un corso molto interessante, molto utile e ora è l'ora di andare sul concreto, il nostro Vescovo ce ne darà l'opportunità. Quindi Madrid è davvero un punto di partenza anche proprio per la vostra vita? Sì, Madrid è un punto di partenza e devo dire anche un punto di cambiamento, stiamo vedendo tante cose belle nascere. È un'esperienza bellissima e ancora in meglio ad avvenire. Cosa ti aspetti per il tuo prossimo futuro? Un sogno? Un sogno è continuare a stare con i ragazzi, a lavorare per loro e trovare forse in questo anche un qualcosa che possa farmi continuare la mia vita nel migliore dei modi, farmi crescere. Francesca, c'è stato oggi il primo incontro con il vostro vescovo Riccardo Fontana, quali le impressioni? Beh, come sempre il vescovo non ci delude mai, è sempre iperattivo e entusiasmo del proprio lavoro e siamo rimasti molto contenti dalla sua presenza qui a Madrid e averlo accanto a noi è sempre un piacere perché ci dà veramente una gioia e ci infonde allegria e veramente spensieratezza perché insomma in momenti difficili come quelli che stiamo passando adesso dove si dorme per terra, dove veramente siamo in condizioni disumane, però ecco avere la sua presenza accanto è importantissimo perché ci dà la voglia di andare avanti e di condividere ogni momento. Quindi davvero è una guida ma allo stesso tempo è uno di noi, di voi. Sì, è un ragazzino anche lui, gli piace stare accanto a giovani e scherzare con loro. Però allo stesso tempo dà delle linee guida significative, in qualche modo è un punto di riferimento? Un punto fermo di riferimento su cui basarsi e attingere veramente.